E bella a tutti Patafans, qui è Pata, siamo in un altro episodio della carriera, siamo dopo il Gran Premio della Russia dove abbiamo ottenuto un meraviglioso 15º posto, sono stati nominati piloti del giorno nonostante abbiamo fatto davvero cagare. Allora, qui dobbiamo scegliere una gara tra corsa tempo e sfida checkpoint, una la McLaren del 91, una con quella del 98. Io sono tentato a scegliere questa, ma non tanto per nostalgia, cose così. Ma semplicemente perché questa macchina qua non mi piace per un cazzo, cioè è bella la McLaren del 98, ma non così spoglia. Cioè, fa schifo al cazzo, non so se avete capito il concetto. Quindi scegliamo la corsa tempo. Madonna la McLaren del 91, però quanto è bella. Questa c'ha anche gli sponsor. Cioè, perché io non voglio dire niente, ma gli sponsor fanno parte della livrea, quelli non si possono tirare via, cazzo. Qui non ho capito, devo capire un attimo cosa bisogna fare. Forse fare un certo numero di giri in un determinato tempo. Oppure... Boh, vediamo. Ah, è solo 2017. Se non lo vedevo non sapevo che ci stavo giocando. Vi Corsa salutiamo tempo. nuovamente, ringraziandovi per esservi uniti a noi in occasione di uno dei pochi eventi dell'anno che non eserciterà un impatto critico sul campionato mondiale. Dunque, forse, possiamo tutti rilassarci solo un altro pochino e goderci l'azione di questo meraviglioso parco auto storiche. Carlo Vanzini smette a fare la telecronaca anche qua. Obiettivo già raggiunto, finisce la gara in meno di 3 minuti e 52. Ah, ok. L'unica cosa ragazzi, per le auto storiche usiamo questa qua. Nel primo episodio non l'ho fatto, errore mio. Meno male che qualche ha frenato prima, cazzo. Ok, l'ho obesa. Tutto sotto controllo ragazzi. Non finisci a adatti che cazzo si pronunci? Dai, ma levati di buono. Largo, drift, bello. Ma nessuno è 17 per il primo giro, non mi piace un po'. Però forse ce la facciamo, forse ce la facciamo per il rosso della cuffia. Curva non riesco a prenderla, questo invece sento un drift. La facciamo per un pelo, se ce la facciamo. Ho come la sensazione che quelli lì si stanno colorando. Thank you.
Secondo, Dio boh, per un cazzo di secondo. Madonna che culo. Che culo che ho avuto, Dio boh. Don't parole. Lo so, sarebbe un'altra cosa, però devo fare il coglione. Adesso vediamo qual è la conseguenza di questa cosa, di questa sfida. Cane che abbaia, che bello. Ok, quel tipo lì ci si Ciao, è avvicina. un piacere rivederti. Ci hanno inviato i componenti che ci erano piaciuti. Li stiamo montando proprio adesso. Ecco il rapporto. Due su 9, dovremmo avere altri punti risorsa per potenziare ancora di più il motore. Visualizza albero. Questo? Ah, questo dobbiamo farlo. Dobbiamo continuare a potenziare il motore, è inutile. Poi a sua volta andare avanti. Che se riusciamo a potenziare il motore riusciamo a risolvere quasi tutti i problemi di questa macchina. Vabbè ragazzi, siamo arrivati alla fine, vediamo un attimino come mai che si dice. Ecco qui, la nostra reputazione dice che avremo delle probabilità di avere un contratto in Renault o a pari merito tra Ferrari, Force India, Toro Rosso e Asso. E si sta avvicinando anche la Williams. Adesso vediamo un attimino come andrà. Vediamo anche la Renault come è messa in casino. Allora, Renault è la sesta forza. Non sarebbe nemmeno male, però io vorrei portare in alto la McLaren. Vabbè ragazzi, vediamo come andrà. Siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto. Se è così, cliccate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, tutto quello che volete voi. E niente, un saluto a tutti. Ciao rega! Just tonight, I'm